Quanto è importante l'immagine negli annunci immobiliari di oggi? Ne parliamo con la fotografa Serena Onofri, fotografa specializzata in interni. Ciao Serena. Ciao Alan. Allora, quanto è importante la fotografia oggi? Oggi la fotografia, secondo me, ma non credo che sia solo una mia opinione, è importantissima. Perché la fotografia riguarda le immagini, quindi quello che noi vediamo. E quello che noi riusciamo a vedere al giorno d'oggi tramite anche i nostri smartphone tutti i giorni, a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Quindi è importantissima la qualità delle immagini, è importantissima la composizione, quindi anche l'aspetto estetico delle immagini. Perché? Perché proprio perché abbiamo la possibilità di fruirne tutti in quantità illimitata, proprio questa quantità illimitata ci porta ad avere un accumulo, un numero enorme di immagini, e quindi per risaltare, quindi per uscire fuori dalla massa, per diventare unico e quindi rimanere nella mente delle persone, bisogna essere sicuramente, avere delle caratteristiche tecniche, estetiche, di composizione. Quindi la fotografia è importantissima perché è quella tecnica che cura l'immagine. Parlando di tecnica, visto che parlavi di tecnica di fotografia, quanto è importante realizzare fotografie con strumenti professionali come reflex e obiettivi specifici? Parlando di tecnica, secondo me è importantissimo. Ti spiego il perché. Con la reflex, quindi una macchina fotografica professionale sulla quale tu puoi cambiare gli obiettivi fotografici, hai la possibilità di costruire la fotografia al 100%, quindi sia a livello di composizione, sia a livello di cura del dettaglio, praticamente qualsiasi cosa, la luce, sfruttare la luce, sfruttare diciamo le possibilità della macchina negli ambienti bui. Quindi la tecnica serve tantissimo e soprattutto la reflex ti dà la possibilità di poter fare tutto. Quello che ti consiglio è sicuramente partire dalla base, dalle basi, fare tanta esperienza e magari fare dei corsi, aggiornarti, insomma quello che ho fatto io in 10 anni. Quali sono i consigli che puoi dare a chi vuole valorizzare le proprie immagini? Con i metodi tradizionali alla portata di tutti, quindi il cellulare ad esempio, o delle, ci sono ancora le compattine in giro comunque che funzionano bene, le ho avute anch'io, e si possono comunque fare delle immagini comunque di valore. Il consiglio che posso dare è perlomeno studiarsi un minimo di composizione fotografica, quindi avere idea di come si compone una foto di qualità e quindi bella esteticamente. Per chi invece si vuole approcciare al mondo della fotografia professionale o semi-professionale, quindi utilizzando una macchina reflex, lì partirei veramente dal corso base per poi arrivare dove uno vuole. Nel caso, il consiglio spassionato per i professionisti del tuo settore, quindi anche del mio, cioè dell'immobiliare, nel caso non ci fosse il tempo da dedicare, perché capisco che non sia facile approcciarsi a uno strumento tecnico come la reflex, consiglio di chiamare un professionista, un fotografo, e di affidarsi a lui e sicuramente otterrà delle buone immagini. Ritornando a parlare di case, quanto è importante per la fotografia di interni l'ordine degli ambienti, come pulizia, arredo, luci? È importantissimo lo stato della casa, lo stato proprio in cui si trova. Quindi partendo dalla pulizia, che è la prima cosa, l'ordine e l'allestimento, arredamento, le luci anche importantissime. Diciamo su che cosa possiamo lavorare di più. Ultimamente, per fortuna, collaboro con diverse home stager, quindi persone che fanno questo di lavoro, cioè rendono bello un ambiente che magari è stato disabitato per diverso tempo. Quindi agiscono sull'arredamento, sui colori, sui tessuti, sulle luci e rendono veramente molto appetibile l'ambiente.
chiaramente per noi fotografi è un vantaggio enorme trovarsi con un ambiente così pulito, ordinato e a livello cromatico e di luci ben equilibrato rispetto a un ambiente magari buio, polveroso e in disordine. Quindi è strettamente legata all'home staging questa fotografia, diciamo, più curata. So che hai diversi progetti in corso, diversi corsi, situazioni. Dove ti si può trovare? Principalmente a Ravenna. In verità mi sposto poi su tutta l'Emilia Romagna e anche oltre. E diciamo che per i servizi fotografici puri mi sposto anche in tutta Italia. E i corsi che sto facendo, allora, insegno fotografia ai ragazzi delle scuole medie di Ravenna e provincia. È un lavoro molto interessante perché vedi l'occhio puro e del fotografo in erba, diciamo, quindi è molto molto interessante a livello fotografico. E poi sto organizzando dei corsi invece per gli agenti immobiliari, quindi di fotografia di interni, abbinato poi al discorso di home staging. Quindi, diciamo, sono quelle pillole di strategie per vendere casa che servono, secondo me, in questo momento storico attuale, proprio per essere, diciamo, i primi sul mercato e quindi riuscire a realizzare diversi obiettivi, quindi sia per noi fotografi che per voi agenti immobiliari che per chi come proprietari devono vendere. Perfetto. Grazie Serena per questa chiacchierata e per questi consigli. Serena Onofri Photography, la trovate su tutti i social. E grazie ancora Serena. Grazie Alan. Ci vediamo nel prossimo video.